Cristo risorto, buona giornata carissimi amici e buon inizio settimana. Iniziamo questo giorno con gioia, con zelo, sapendo che Dio è fedele, Dio è provvidente. E lo leggiamo oggi nel Vangelo secondo Luca, capitolo 21, versetti 1-4. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del Tempio. Vide anche una vedova, povera, che vi gettava due monetine, e disse: «In verità vi dico, questa vedova così povera ha gettato più di tutti. Tutti costoro, infatti, hanno gettato come offerta parte del loro superfluo. Ella invece, nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva per vivere». Amen. Carissimi, oggi leggiamo questo episodio che già 2 settimane fa circa avevamo ascoltato, il Vangelo secondo Marco. Anche Luca, l'Evangelista, ci parla di questo momento in cui Gesù, diretto verso Gerusalemme, entrato nella città santa, entrato al Tempio, osserva di come le persone gettano le loro offerte nel tesoro del Tempio. Quindi un dono che facevano per il culto, per Gerusalemme, per Dio. E osservando le persone vede ricchi che danno molti soldi, ma anche una vedova povera che getta solo queste 2 monetine. E lui sa, Gesù sa, che questo era tutto quello che aveva per vivere. E prende come modello di fronte ai suoi discepoli questa donna, dicendo: guardate, siate anche voi come lei. Allora oggi vediamo, guardiamo che cosa di speciale questa donna. È una donna che ha difficoltà nella propria vita. È povera, è rimasta senza marito, non si sa se ha dei figli, ma sappiamo una cosa che è certa: aveva fede, aveva fiducia in Dio, ma soprattutto aveva fiducia in un Dio che è provvidente. Ciò che questa donna, anche a me, a noi oggi insegna, è di affidarci a Dio. Ieri abbiamo visto quanto è importante riconoscere Gesù come il nostro Re. Riconoscere Gesù come proprio Re significa affidare la propria vita a Lui, credere che Lui è provvidente. Questa vedova ha creduto che sia anche nel dare tutto ciò che possedeva. Poteva essere ancora più povera, sapeva che Dio sarebbe intervenuto nella propria vita. Ecco qual è l'insegnamento per noi oggi: fidarci di Dio, un Re che è provvidente, un Re che elargisce sopra ciascuno di noi benedizioni. Allora non programmiamo solo a livello umano la nostra vita, le nostre giornate. Programmiamole nella volontà di Dio, affidandoci a Lui, sapendo che provvede. Dio è colui che vede in avanti, è colui che sa ciò che mi accadrà. Oggi, questa sera, domani, tra 1 settimana, e Lui viene e verrà in mio aiuto. E nel bisogno mi sosterrà. E nella tribolazione mi consolerà. E nella mia fragilità sarà la mia forza. Questa donna, fratelli e sorelle, ha avuto fiducia in Dio. Si è fidata di Lui. Ha dato ciò che aveva. Quanto è importante per noi oggi donare a Dio ciò che abbiamo. Non avere riserve nei Suoi confronti. Magari verso l'uomo, dai, è ammissibile avere qualche riserva, verso qualcuno, ma verso Dio no, perché Dio è onnipotente, Dio è grande, Dio ha la capacità di provvedere alle nostre mancanze, alle nostre crisi,
alle nostre difficoltà economiche, alle nostre malattie. Quindi preghiamo insieme oggi, affidiamoci a Lui con tutto il nostro cuore e diciamogli: vieni Signore Gesù, vieni oggi nella mia vita, vieni oggi a regnare Signore. Io proclamo che Tu sei colui che provvede ad ogni mia necessità. Proclamo che Tu oggi vieni a visitare la mia vita. Proclamo che oggi Tu vieni e restauri ciò che era caduto nel mio cuore, nella mia casa e nella mia famiglia. Provvedi Tu, Signore Gesù, a tutte le mie necessità. Io mi fido di Te, io ho fiducia in Te, Signore, come questa vedova povera. E donami questa stessa fede, una fede semplice, una fede che va avanti sempre, che è inarrestabile, una fede che sa guardare sempre a Te e non distoglie mai lo sguardo. A Te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, oggi quindi prendiamo come slogan questa espressione bellissima: ho fiducia in Te, Gesù, che esprime la nostra fede nel nostro Re, Gesù, che sa provvedere ad ogni nostra necessità. Amen. Se volete sostenere questo video, questi commenti che facciamo ogni giorno al Vangelo della nostra comunità, potete offrirci un caffè. Grazie di cuore per ogni vostra donazione. Che il Signore vi ricompensi 100 volte tanto. Ci vediamo domani. Buona giornata. Grazie che mi avete accolto. Ciao. Il Signore regna, si riveste di maestà, si riveste il Signore, si cinge di forza. Il Signore regna, si riveste di splendore. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Stabile è il tuo trono da sempre, dall'eternità tu sei. Il Signore.